Ed è diventata un caso la notizia che vi abbiamo raccontato nella nostra edizione delle 13.30 a proposito di Pupo e del suo concerto a Mosca. Vediamo con Perla di Poppa. Inforca gli occhiali e parte direzione Mosca, dove è atteso dopodomani Enzo Ghinazzi in arte Pupo e l'ospite speciale del Gran Galà Road to Yalta che si trae il 2 maggio al Cremlino. 15 cantanti stranieri interpretano i classici del repertorio bellico per nutrire di ideologia la guerra patriottica, spiegano dal Comitato Cultura della Duma. Ma in apertura c'è il nostro canto partigiano, Bella Ciao. Lo stesso Pupo l'aveva cantata con il presentatore del festival sulla spiaggia di Yalta, Crimea. Il video è del 2021. La Russia allora non aveva ancora invaso l'Ucraina, ma aveva già occupato la penisola da dove oggi partono molti degli attacchi sulle città ucraine. Nonostante questo, Pupo, che è una star in tutto l'Est Europa, conferma la sua partecipazione. Alla nostra richiesta di replica risponde con un no comment. Insieme a lui, il cantante romano Thomas Grazioso, vincitore dell'edizione di 4 anni fa, già arrivato a Mosca. Le sembra opportuno partecipare a questo evento? Io penso che la guerra la fanno i soldati, non la fanno i civili. A Mosca si vive tranquilli, è una città grande dove non respirano l'aria di guerra. Perché i civili invasi sono gli ucraini, non i russi. Noi non siamo pro guerra o contro guerra, cioè io sono italiano, viaggio il mondo e porto la musica in giro per il mondo da 20 anni, come fa Pupo da 50. I concorrenti condividono i nostri valori, sottolinea uno degli organizzatori, vantando la partecipazione di paesi come Mongolia, Iran, Arabia Saudita, stanchi, si legge, della perfidia degli Stati Uniti. E ora